Cos'è successo? Sei cambiata? Ciao ragazzi, io sono Red e bentornati in questo nuovo episodio di Red recensisce cose che gli piacciono e ritiene che siano utili per voi. Sarà il titolo ufficiale d'ora in poi. Oggi parliamo di un sacco di prodotti diversi che però rientrano tutti sotto la categoria di caricatori e come caricare suddetti caricatori. Non è un segreto che PTS, produttori dei vari caricatori di cui andremo a parlare oggi, sia una delle nostre marche preferite, non solo perché sono caricatori di alta qualità, ma perché hanno tutta una serie di features che vanno di pari passo con i bisogni di un giocatore che gioca da 1-2 anni. Neanche da dire, sono ovviamente caricatori che vanno benissimo anche per chi vuole partire investendo qualcosina di più all'interno di questo sport, in modo tale da non dover poi dopo andare a spendere di più dopo per sostituire attrezzatura che diventata obsoleta. Detto ciò, prima di partire con la recensione e farvi vedere tutti questi incredibili prodotti, vi ricordo che siamo al Monopoly Software Shop di Reggio Emilia, sempre Reggio Emilia, e che tutti i prodotti di cui andrò a parlare li trovate linkati in descrizione, che potete quindi andare ad acquistare dal Monopoly Software Shop di Reggio Emilia, il negozio per cui lavoro e che offre attrezzatura software a ottimissimi prezzi. Questa gag di io che rimango fermo diventa vecchia. Sigla! Partiamo ovviamente dal modello più venduto e che personalmente preferisco. L'EPM normale. Questo EPM che ho in mano, presente ovviamente in tre colori diversi, tra cui il tan, il nero e il verde scuro, ovvero Odio Live, questo è il modello che sia io che War personalmente adoriamo. Infatti questo che è stato depacchettato, spacchettato, è quello di War A01, scritto qui, ed è anche stato numerato, visto che li abbiamo tutti e poi dopo ce li confondiamo tra di noi. Questi modelli sono fenomenali, tengono 150 colpi, ma sono dei caricatori monofilari. Tutti i caricatori di cui andremo a parlare oggi sono caricatori monofilari ad altissima capienza. Infatti questo va a 150, quello che vedremo dopo andrà addirittura a 250 e le altre varianti che andremo a vedere ancora dopo, stessa cosa, quindi hanno sempre delle capienze molto larghe, per cui ci vuole poi uno speed loader, quindi un caricatore a manovella apposta, ma metto i carri davanti ai buoi. Basta. Questi modelli personalmente non sono solo molto belli, ma sono anche molto resistenti, oltre che ovviamente efficienti. Hanno ovviamente una capienza, come detto, di 150 colpi, sono fatti in ABS polimero super incazzatissimo, tra l'altro hanno la features di cui avevo già parlato in passato, ovvero che hanno non solo l'estrattore comodo, in modo tale che quando lo tirate fuori potete grabbarlo, grapparlo, gripparlo in maniera più comoda, ma soprattutto va ad attenuare leggermente la caduta del caricatore quando nel caso lo andate a sganciare, quindi potete buttarli per terra e questi non si fanno niente, il fuoco l'abbiamo perduto. Infatti uno degli elementi che personalmente preferisco di questi caricatori è anche la loro resistenza. Tutti i prodotti PTS, in particolare la linea di caricatori EPM, sono veramente molto resistenti, anche perché il sistema interno che ci permette sostanzialmente di avere il caricatore monofilare è non solo, come detto, molto semplice, ma estremamente resistente. Questi veramente li potete buttare in giro, gettare per terra, che non temo. Anzi, sono proprio pensati per poterli malmenare, per l'appunto. Tra l'altro, cosa molto fica è la presenza di questo piccolo dentino, vedete, arancione, che indica che il caricatore è completamente pieno, perché War non è bravo e li tieni completamente pieni, questo fa male alla molla, neanche da dire che ovviamente teneteli svuotati, perché come tutte le cose, se li tenete pressati si vanno a rovinare. Bravo. In ogni caso per il video questo è perfetto, perché vi dà un indicatore che vi dice ok, il caricatore ha 150 colpi dentro giusti. Questo modello, come detto, personalmente è il mio preferito, è abbastanza realistico, ma mantiene comunque delle features che io posso andare a utilizzare nel momento nel quale ho bisogno di un caricatore comunque sì realistico, ma pensato per giocare a soft air. Vabbè, questi ce li ho ancora impacchettati, ma sono ovviamente il modello verde scuro, quindi Olive, e il modello Tan. Passiamo adesso alle robe veramente interessanti. Sto parlando dell'EPM 1. È tutto prodotto da Odin, ma ci arriviamo dopo. Questo gioiellino qui è un caricatore monofilare da 250 colpi, lo vedete lì. Perde rispetto all'altro modello i finti colpi all'interno e troviamo direttamente questo indicatore di carico. Ovviamente quando il caricatore è pieno completamente arriva qua in cima. Incredibile, ovviamente, un caricatore monofilare che tenga 250 colpi. Cioè, sostanzialmente, se avete uno di questi è come avere un maggiorato ed è veramente spettacolare. Le features rimangono identiche all'altro, se non che ovviamente ha un sistema di indicazione di carica molto più semplice, perché ci basta
girare il fucile o controllare e sappiamo già se il caricatore è mezzo pieno, mezzo vuoto, tre quarti, un quinto, 29 decimi, 35 sedicesimi o altro. È stata migliorata ovviamente la molla, visto che deve tenere dentro 250 pallini, che sono veramente tanti, quindi è necessario che ci sia una molla bella incazzata. Non c'è ovviamente da preoccuparsi perché ha un sistema interno pensato per tenere dentro 250 pallini. Non hanno copiato l'altro facendo una serpentina con un giro in più e l'hanno chiamata giornata. Tra l'altro, ovviamente il follower, che è sostanzialmente il dentino che tiene premuti i pallini, quindi quello che si aggancia alla molla e poi tiene spinti i pallini, è stato migliorato anch'esso, visto che è sotto incredibili sforzi. L'unico lato negativo di questo caricatore è che consigliano di metterlo su fucili ovviamente di fascia alta, perché una volta che il caricatore entra nel ricevitore del fucile e sostanzialmente il dentino è libero di tenere spinti i pallini, la molla è talmente potente che tiene veramente tanto spinti i pallini, quindi su fucili molto molto economici potrebbe dare qualche problema. Ma vi consiglio ovviamente di chiedere. In ogni caso, su tutte le modifiche MC1 che giustificano l'utilizzo di un caricatore monofilare di questo tipo non abbiamo mai riscontrato problemi. Un'altra cosa importante da dire è che questi caricatori monofilari ad altissima quantità di colpi, 150, 250 eccetera eccetera eccetera, sono perfetti per quelli di voi che hanno fatto modifiche al fucile, che hanno ROF veramente alti, quindi ratio di pallini al secondo, e che quindi hanno bisogno di un caricatore monofilare che non solo dopo due raffiche non sia già vuoto, ma che soprattutto tenga dietro a raffiche elevate, perché il problema dei caricatori monofilari economici è che molte volte il fucile spara talmente veloce che i pallini non fanno in tempo ad entrare all'interno della TOPAP, quindi lui spara ma ogni tanto salta i colpi. Personalmente sono spettacolari, ci vuole, come dicevo, un caricatore apposta, quindi non basta uno speed loader normale, ci vuole uno speed loader apposta, e ovviamente, visto che noi non ci facciamo mancare niente, abbiamo anche quello. Questo qui è lo speed loader che produce direttamente Odin, quella che produce questa roba qua, la serie PTS con i caricatori EPM, e che è stato pensato non solo per caricare caricatori monofilari da 150, 250, 130, sono tornato indietro, a una velocità incredibile, sotto i 3 secondi ha già caricato completamente un caricatore da 150 colpi, ma anche perché ha tutto un suo sistema che permette di andare a caricare completamente anche gli EPM1, quindi quelli da 250 colpi, che altrimenti con uno speed loader normale difficilmente riuscite a caricarli completamente. Potete comunque caricarli, ma non arrivate a 250 colpi. Con questo modello si può, e l'altro vantaggio incredibile, oltre che sono fatti veramente molto bene, non hanno i problemi soliti degli speed loader normali. Quando la gente mi chiede ma perché tu usi questi e non quelli che costano la metà, perché quelli che costano la metà ne ho 4 a casa e sono tutti rotti in un modo o nell'altro, questi prima che si rompano ciao mare. Tra l'altro è pieno di accessori che permettono di poterli, che vi permettono di poterli mettere sul tattico senza che questa affare diventi una maracas, perché ci sono imbottiture interne, di adattarli ad altri tipi di caricatori, perché questi ovviamente sono pensati principalmente per M4, M16, comunque caricatori da finti 5,56, e invece poi si possono andare ad adattare in ogni modo e sono veramente efficienti. Si carica velocemente e tra le partite non avete bisogno di stare lì 4 ore a caricare i caricatori con siringhe o speed loader di terze parti. Neanche da dire, ovviamente sono presenti 250 tipi di adattatori e pezzi di ricambio. Questa in particolare è la levetta che è andata a girare, che potrebbe rompersi dopo tanti utilizzi, quindi c'è comunque il pezzo di ricambio, non dovete buttarvi a tutto come con gli altri. E poi qui ci sono vari adattatori a seconda del tipo di caricatore che avete. C'è quello per MP5, quello per G36, quello per AK, so che voi AK Boys questo lo bramate più di ogni altra cosa, ci sono arrivati, non dormiteci sopra perché purtroppo tendono ad essere oggetti molto richiesti. Questa era l'infarinatura generale. Vorrei aggiungere velocemente un altro paio di modelli di questi caricatori che abbiamo e che personalmente mi hanno rivoluzionato la vita, soprattutto perché un fattore che non vi ho ancora detto degli EPM o in generale dei caricatori della PTS è che, oltre ad avere un sacco di features della Madonna, rapporto qualità-prezzo ottimo, funzionalità ottime e soprattutto prestazioni ottime per ovvi motivi, è che hanno una compatibilità veramente molto alta con la stragrande maggioranza dei fucili. Gli unici che tendono ad avere problema sono gli Specna, ma dipende molto dal modello, e comunque Specna è Specna, quindi sono perfetti perché non hanno bisogno di essere adattati al fucile o di farci le modifiche, semplicemente sono stati costruiti molto molto bene e quindi tendono a fittare praticamente in qualunque fucile. Questo qui è un caricatore da 9 mm da 140 colpi monofilare, chiamato EP, prodotto sempre da PTS, sono tutti prodotti PTS, Odin e il resto. Ha sempre l'indicatore di carica che vedete qui, quindi quando è completamente pieno lì vedete l'arancionino. Sono incredibilmente resistenti, hanno sempre la possibilità di essere estratti velocemente
velocemente, e la cosa sinceramente che preferisco, che mi fa dire grazie signore per averli inventati, è che sono perfetti e montano su ARP9 o tutti quei fucili che hanno caricatori da 9 mm. Questo vi permette ovviamente di non dover girare con 150 caricatori spendendo un occhio della testa, vero G&G, che tengono 90 colpi o 70 colpi, che sono letteralmente nulla, soprattutto quando dovete sparare tanto. Io questi qui li adoro, mi hanno rivoluzionato la vita con il mio ARP9 tutto moddato, e sono sicuro che molti di voi li apprezzeranno veramente tanto, perché 140 colpi sono come avere due caricatori originali monofilari dell'ARP9 che ne tenevano 70. Cosa cacchio avete in testa? Un'altra cosa molto interessante è la versione dell'EPM che vedete qui in mano, ma per G36 e per Marui con shock recoil. Una cosa molto importante è che PTS, quindi questa linea di caricatori, produce veramente caricatori per qualunque piattaforma. Quindi ovviamente potete, a seconda del modello che avete, andarla ad adattare alle vostre preferenze senza problemi. Personalmente li adoro, perché veramente, indipendentemente dal fucile che avete, come avete visto, 9 mm, G36, M16, AK47, sì, ci sono anche da AK47, o AK in generale, piattaforma K, mio Dio, non nominare la K47, li trovate, quindi possono andare a sopperire a tutte le vostre necessità. Ultimo modello di cui parliamo, l'EPM1S. S sta per short. EPM1 è perché è il modello EPM1. Come vedete, questo è in versione Coyote, c'è anche nero negli altri colori. I colori sono tendenzialmente sempre quelli, nero, OD e Coyote. Questo ovviamente è Coyote, è disponibile nero e OD. Fenomenale, tiene 170 colpi. Questo comunque tiene più di un EPM normale, quindi capite perché sono così buoni. E ovviamente è la versione corta, e quindi è perfetta per quelli di voi che magari hanno un fucile carabina o comunque preferiscono un taglio di caricatore un pochino più corto sulla propria replica, però vogliono comunque un caricatore monofilare e non vogliono andare in giro con 70 colpi. Quindi questi qui sono anch'essi fenomenali. Bella infarinata di caricatori, sono contento, sono arrivato in fondo e secondo me sono riuscito a fare quasi tutto in maniera eccelsa. Se avete ovviamente ulteriori domande, c'è la sezione commenti, trovate anche i nostri contatti per contattarci direttamente come negozio nel caso abbiate poi bisogno di un pochino di aiuto nella selezione del caricatore. Spero di essere stato abbastanza esaustivo, ripeto, tutti i link sono in descrizione, siamo al Monopoly Software Shop di Reggio Emilia, tutto insieme, tutto attaccato. Quindi se vi interessa attrezzatura da software con ottimi prezzi e di ottima qualità, fateci sapere, anche perché siamo qui apposta per rispondere a tutte le vostre domande. Detto ciò, io vi ringrazio di essere stati qui con noi, vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link anche del negozio, se queste cose non vi interessano, appunto, se la gente non mi guarda dal vetro non sono contenti, io ovviamente poi comincio a parlare a vanvera e tutto il video va a ramengo. Detto ciò, io vi ringrazio di essere stati qui con noi, vi ricordo di dare un'occhiata in descrizione perché trovate i link non solo di tutto quello di cui ho parlato, non solo del negozio, ma anche dei nostri Instagram. Veniteci a seguire perché pubblichiamo tanto contenuto che potrebbe interessarvi, comprese determinati tipi di offerte. Detto ciò, di nuovo grazie mille per aver passato il sabato con me, noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo incredibile video. Come al solito, stay angry!